Sarebbero indagati dalla Procura di Firenze Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. I loro nomi, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero emersi nelle intercettazioni sul boss Graviano nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1992 e 1993. Sentiamo Iari Pilati. Berlusca mi ha chiesto questa cortesia, per questo c'è stata l'urgenza. Nel 92 voleva già scendere. Frasi pronunciate in carcere la primavera scorsa dal boss Giuseppe Graviano, condannato per le stragi mafiose del 92-93. Intercettazioni note da giugno, quando la procura di Palermo le ha depositate nel cosiddetto processo Stato Mafia e poi pubblicate in video dalla Repubblica Il Fatto. Graviano parla con un camorrista durante l'ora d'aria, si riferisce agli anni delle stragi e a presunte indicazioni di Berlusconi. Mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa, afferma in cella. Conversazioni poi trasmesse alle procure di Caltanissetta e Firenze, titolari dei fascicoli sulle stragi. Conseguenze, primo, indagini riaperte. Secondo, Silvio Berlusconi e l'ex senatore Marcello Dell'Utri, per due volte sotto inchiesta e per due volte archiviati nelle indagini sugli attentati di mafia, di nuovo iscritti nel registro della procura fiorentina. Berlusconi è totalmente estraneo e sarà ancora archiviato, commenta Niccolò Ghedini, denunciando un nuovo presunto attacco giudiziario alla vigilia di scadenze elettorali. Le indicazioni di Graviano, secondo noi, non hanno assolutamente nessuna rilevanza, sono delle chiacchiere, nulla aggiungono a tutto il materiale di indagine molto ampio che è stato fatto negli anni passati e che ha portato ovviamente all'archiviazione del presidente Berlusconi. Oltre che di Berlusconi, il boss siciliano parlerebbe di Dell'Utri, a sua volta in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Ricordi sinceri o messaggi in codice, quelli di Graviano? Il legale di Dell'Utri non ha dubbi. Certamente sapevano di essere intercettati, indicavano col dito la telecamera, questa non è una prova, tra virgolette, pulita, genuina.